Sembra un bar. O è, quello de o è il bar della polvere secolare o è il bar del corpo fiammeggiante, se non mi sbaglio. La concorrenza, vediamo un po' chi c'è. C'è un Dasmen, che non mi sorprende. Città dei Dasmen, eccolo. Dasmen pallido. Salve, Dasmen, bevete anche voi? Sì? Posso farti qualche domanda? Non questa volta. Scusi, scusi, so che questo è lo zombie del bar-ristorante, me lo faccio guardare un attimo perché cerco ancora una scritta io da un po' di tempo. No, non ha il numero. Che peccato, ci speravo. Questo corpo di donna, vabbè, ma non ci serve, non ci serve. Mentre ti volti noti che morte ti sta fissando. Cosa c'è? Uno zombie operaio come tutti quelli che abbiamo visto al mortuario? Hai visto come quella bellezza cadaverica mi stava fissando? No, morte, no, no. I denti di morte sbattono tra di loro come in anticipazione. Stava cercando un tipo fortunato per sgelare la sua bara. Morte, per favore, non ricominciare. Non oso nemmeno immaginare dove la tua testa potrebbe infilarsi. Morte ti ignora e diviene pensieroso. L'attenzione non mi dà fastidio, dire il vero, è solo che mi piace essere visto come qualcosa più di un semplice teschio, sai? Avessi anche il resto, sarebbe un aiuto. Ho dei sentimenti che vanno ben oltre il mio semplice istinto animale. Voglio un corteggiamento, non un'avventuretta di 15 giorni nel mausoleo. Già, secondo me, già, se tu avessi questo, sarebbe un mezzo miracolo, morte. Morticina cara, continua così e io ti darò una botta e via. Oh, capo! Le donne! Loro apprezzano gli amanti, non i guerrieri. Secondo me apprezzano tipo anche gli amanti guerrieri. Tu sei probabilmente l'ultima persona dalla quale accettare consigli in materia d'amore. La penultima sono io stesso. Se tu avessi la metà dell'intelligenza con cui sei morto. Grazie, morte. Questa è arrivata dritta qua. È arrivata dritta qua. Ok, ho messo 13 di intelligenza. Ci può anche esistere. Possono esistere persone stupide che affrontano avventure straordinarie, no? In Final Fantasy ne abbiamo conosciute un casino. La voce di morte raggiunge nuovi picchi di autoconvincimento. Quando si arriva agli annali dell'amore, io li ho scritti tutti. Ti hanno consumato, morte. È bello girare con te, morte. Oh, l'iniziato della polvere, come cazzo, si chiama Norohi. Da dove veniva? Era affisso al palo. Ma non mi ricordo a che proposito. La cosa migliore sarà parlargli. Parlargli. Vedi un uomo magro come un chiodo che indossa abiti neri sporchi, i suoi capelli crespi neri spuntano dalla sua testa come una corona di spine, e la sua pelle è maciata e tesa sul suo cranio, e accigliato e borbotta tra sé e sé. Noi salutiamo tutti, nel dubbio. Il Dasmen alza gli occhi, li strizza e poi ti osserva da capo a piedi, studiandoti. Facendo questo, prende una delle sue ciocche rigide e la usa per indicare se stesso. Cioè, lui si. Ok, che anche. I miei non sono rigidissimi, purtroppo. Tendono a venire sovrastati dalla gravità. Però, cioè, quest'uomo beve e fa così. È un cretino. È un cretino, non ci sono altre spiegazioni. Vabbè, vabbè, non lo facciamo, non lo facciamo. Ok. Noroshi, iniziato, Dasmen, guardia. Io lo guarderei già e direi. Torno dopo e cercherei di defilarmi, perché non ha alcun senso. Sono qui per l'annuncio. Il Dasmen ti studia da capo a piedi. È un altro Yoda. Ricordate Yoda di Guerre Stellari col bastone. Tanti problemi io ho. Aiutare tu puoi. Un mausoleo si risveglia, i morti camminano. I morti turbati. Qua io ho visto solo morti che camminano in questa avventura per ora. I morti turbati, sono molto turbati. I Dasmen turbati. Siamo tutti turbati. Trova cosa turba i morti e. E monete ti pagherò. Cavaliere Jedi tu vuoi diventare. Fare, non c'è provare. Vabbè.
Dov'è questo mausoleo? Andrò a dare un'occhiata io. A Blade My Journal. L'orologio annuisce. Mausoleo vicino a Dustman Memorial. Vai a nord-ovest del monumento nero. Ora so dov'è. Nord-ovest. Vai all'arco e traccia un semicerchio sopra il... Oh, un portale! Questo è il primo portale che potremo davvero realizzare consensualmente, sapendo che stiamo aprendo un portale. Quindi vai a... Forse è quell'arco in cui ero prima, tra l'altro, l'arco in cui ero prima di scendere a sud. Traccia un semicerchio sopra il tuo cuore così... Al mausoleo tu andrai. Comodo, non devo fare smorfie. Non devo fare... per cercare di aprire un portale, mi chiedono solo un segno distintivo sopra il cuore, una mezzaluna. Mi sembra dignitoso per aprire un portale rispetto a certe altre cose. Voglio tanto vedere il portale che si apre con un gesto dell'ombrello, sai, tipo... hai voglia di andare a fare la spesa un attimo? Sì, andiamo davanti al palo della luce e si apre il portale. Deve essere stupendo. Al mausoleo tu andrai. Sì, do un'occhiata, Naroji. Dammi tempo e ci vado, nessuna fretta. Old Copper Eyes. Che sei un cowboy, per chiamarti così. Davanti a te c'è un'alta e silenziosa figura. Potrebbe facilmente passare per una statua. Comunque le profonde rughe sul viso e sulla fronte ti fanno pensare che lo scultore sia stato un po' troppo energico con lo scalpello. Sembra ben oltre i 50 anni, ma esattamente quanto oltre è difficile da dire. Forse anche altri 50. Mentre si volta lentamente verso di te, ti accorgi di un luccichio di rame nei suoi occhi. È un Terminator! Salve. Viene dal 2027? Il vecchio Copper Eyes ti fissa. I suoi occhi sono difficilmente distinguibili attraverso le sue palpebre nere, ma sembrano luccicare come il rame. Ehi, guardi, io avrei pure qualche domanda. Se lei ha voglia di rispondermi, non vorrei. Mi mette depressione già solo a guardarla proprio. Copperize non dice niente, ma vattene a fan. Zombie guardiano. Sbirciamo. Nella botte. Sbircia. Sbircia. C'è niente, certo. Chi è questo? È Morik! E Morik, devo parlare assolutamente con te. Vedi un uomo massiccio con pelle scura e espressione severa. È vestito come i Dustmen, forse perché è un Dustmen, e ti osserva con uno sguardo di pietra. E Morik! Salve Morik! Hai lo sguardo di chi si è perso. La voce dell'uomo è come dei sedimenti pietrosi depositati. Che schifo. Cioè, come. Questa che immagine dovrebbe darmi in testa? Ti ha portato il vento? O sei qui per un motivo? Io so chi è. So chi è Morik. Ma farò il finto tonto. È la mia nuova tattica per riuscire finalmente a trovare informazioni. Sono Morik. Factotum è iniziato del quarto cerchio. Quarto cerchio. Guarda, io mi ricordo che il secondo era quello dei lussuriosi. È l'unico che mi ricordo. Il terzo non me lo ricordo. E il quarto neanche. Ho dato un esame a giugno. Ho già avuto tempo di dimenticare tutto. E pensare che è affascinante comunque. Ma non mi ricordo. Non riesco mai a collegare i numeri coi fatti. Quindi il quarto cerchio non mi ricordo a chi fa riferimento. Però non ho una divina qui nelle vicinanze. Scusate un attimo, ma. Eh no. Mi manca una divina per fare il conto finale. Eh no, eh no, eh no, niente divina, non posso sapere a cosa fa riferimento il quarto cerchio. Cosa fa riferimento il quarto cerchio? Questo bar è tuo, Morik? Oh, non facevi già il Dustman? Se misuri la proprietà in denaro, questo non è il mio bar. Se misuri la proprietà in spirito, questo è il mio bar. Se misuriamo la proprietà in tasse pagate, di chi è il bar? Si interrompe come tentando di enfatizzare la cosa. I Dustmen qui sono miei studenti. Lei insegna al bar? Sono sotto la mia protezione. Cioè, cos'è un boss di quartiere, Morik? Domande. Arriviamo alle domande. Puoi parlarmi della fazione dei Dustmen?
I Dustmen cercano la vera morte. Alcuni lo chiamano oblio, ma questo non è corretto. Per i Dustmen la vera morte è la libertà dalle catene di questa falsa vita. Falsa? Perché non fate come i cristiani, no, non pretendiate che l'altra vita, che nemmeno c'è, sia più vera di questa. Questa vita a cui molti si aggrappano con i propri sentimenti è una falsa esistenza. Finché ci si aggrappa a essa, si rinascerà continuamente. Bisogna rifiutare le proprie emozioni per sfuggire a questo ciclo. Bisogna rifiutare le proprie emozioni. Puoi dirmi com'è organizzata la fazione dei Dustmen? I Dustmen sono organizzati in cinque cerchi. Il quinto cerchio è costituito dal rango più basso dei Dustmen, quindi tu non sai granché. È il rango più basso dei Dustmen, dagli iniziati. Il primo cerchio è il rango più alto dei Dustmen, il corpo dominante della nostra fazione. Ok, meno male, la Divina Commedia non c'entrava un cazzo. Va bene. Sto cercando Emoric, un uomo. Quest'uomo di mestiere fa il raccoglitore ad anelli. No, fa il raccoglitore di cadaveri. E Faro, tu ti dice niente? Vorrei sapere perché cerchi il raccoglitore Faro. Lui mi ha portato nel mortuario e siccome lui ammazza tutti quelli che porta al mortuario, potrei aver fatto la stessa fine, anche se non me lo spiego, dato che ho dei bicipiti molto grossi. Mi ha rubato qualcosa. E Morik rimane in silenzio. Il suo sguardo ti mette a disagio, sembra non sbattere nemmeno le palpebre. Tu perché vuoi sapere che cosa io ho a che fare con Farod, scusa? Il raccoglitore Farod ha portato molti cadaveri al mortuario di recente. Una persona deve chiedere da dove arrivano questi corpi. Da Farod arrivano. Li ha fatti tutti lui. Senti, qualsiasi cosa. No, aspetta. Forse potrei scoprire da dove questi corpi arrivano. Come faresti? Non ne ho la più pallida idea. Scoverei Farod e glielo chiederei. Alla faccia sua, Emoric, ti piace? Ti piace il piano? Se parlassi con il raccoglitore Faro e ritornassi con le risposte, faresti un grande servizio per i Dustmen. Scopri da dove vengono i cadaveri che ci porta e sarai ricompensato. Non è che puoi dirmi tu, io sono venuto da te per cercare di capire dove fosse Farod. Potresti dirmi dove è Farod, tanto per. Che zona bazzica Farod? Molto bene, troverò Farod, gli parlerò. E scoprirà da dove arrivano questi cadaveri che vi porta. E Morica annuisce. Il tuo cammino è anche il nostro. Ritorna qui quando avrai le risposte del raccoglitore Farod. E per caso sapresti dirmi in dove sta? Non so dove il raccoglitore Farod sia. Si nasconde agli occhi dei Dustmen. Io cercherei altri raccoglitori e lo chiederei a loro. Dove li trovo di solito i raccoglitori? Di notte. Forse dovrei girare di notte. A parte che troverei un casino di peripatetiche. Ma vedrò cosa posso fare. Io mi aspettavo che Morik mi dicesse un casino di cose, si unisse a me. E invece non c'è verso di poter combinare nulla. Si aprono, uno zombie operaio. Dustman, Dustman. Scheletro. Zombie operaio. Dustman. Servite da bere? Il bar è fatto di pietra verde che sembra far evaporare qualsiasi liquido che lo tocchi. Ah, è. Fa evaporare le gocce, comodo. È comodo. Non c'è bisogno di pulirlo per togliere gli aloni delle gocce. Zombie operaio. Bere. Ah, devo. Oh, posso fare il giro. Bere. Ma che bello prendere per il culo gli zombie e andare lì e dire. Ciao. Fai qualcosa dopo? E lo zombie che continua a fissarti così. Bellissimo. E ti prendevo per il culo, zombie. E dai, e sorridi per una volta. La vita è bella qui a Sigil. Porca miseria.
Awaiting Death? Non c'era questo prima, da dove è uscito? Da un portale. Salve, che bei nomi che avete ogni tanto. Death Without Names, com'era? Davanti a te c'è un giovane Dasman con una barba corta sul mento e grandi occhiaie. Awaiting Death. E Dasman non alza lo sguardo e continua a guardare davanti a sé. Drogato, drogato perso. D'accordo, andiamo, capo. Questo Dusty potrebbe benissimo essere usato come fertilizzante. Vabbè, i problemi di droga. Quando ti volti per andartene, il Dustman improvvisamente parla. La sua voce è appena un sussurro. Devi tendere le orecchie per sentire le parole. Pensi che abbia detto qualcosa a proposito di voler morire? Vuoi una mano? Che hai detto? Sono appena morto. Sono morto 8 ore fa. No! No! Non ora! Non adesso! Ho salvato. Tu? Io ho detto di no. Ho detto di no. Istinto di sopravvivenza, voglio vivere. No. Buona, facciamo una risposta da eroe. Ci sono certe domande a proposito della mia vita a cui ho bisogno di trovare risposta prima di arrendermi alla morte. Voglio scoprire chi sono. Il Dustman ascolta in silenzio. Dopo che hai finito di parlare, non ti risponde, ti guarda a malapena, sembra stare riflettendo. Tu vuoi morire per questo che me l'hai domandato? Perché vuoi morire? Questa esistenza è una parodia della vita. Non voglio più continuare questa sciarada. Perché qualcuno dovrebbe voler restare in questa città folle, al centro di un multiverso che si nutre di dolore e odio? Io ci sono appena arrivato. Ho tempo, devo ancora imparare molte cose. La morte è silenziosa, confortante. Possibile, possibile. È un punto di vista deprimente, c'è molto di più nella vita che non il dolore e l'odio, come le primarie per il proprio partito. Non ho trovato nient'altro come questa. Ci sono tante cose per cui vale la pena vivere, come questo, ci sono molte cose come questo, non so te, sto cercando di convincerti in ogni modo, come questa, craccata, tantissimi modi, cioè, te ne posso trovare anche altri, se vuoi, come questa. Sono tantissimi motivi per vivere. Hai visto? Te li hai fatti vedere tutti. Di certo la tua vita non può essere così brutta come la dipingi. Questo è vivere. Questa esistenza. Questa esistenza è una parodia della vita. L'hai già detto. Awaiting Death, l'hai già detto. Devi fare dei passi avanti. Devi fare i 12 passi anche tu. Devi cercare di trovare ottimismo nella tua vita. Ah. Va bene. Allora perché non ti sei già suicidato, Waiting Death, allora? Ho cercato un mezzo per porre fine alla mia vita. Mi uccideresti? No! Sono cazzi tuoi! Awaiting Death. Molto bene, vattene. Non parleremo di nuovo. Va bene? Io ci ho provato, Sono l'uomo più ottimista che potrai incontrare a Sigil. Ah, che ora è? Le 9. Si può ancora fare un giro alle 9. Ci sarà qualche festa magari. Prostituta, no. Magari di notte le prostitute lavorano davvero. Ok, ho un incarico a teppista, no. Teppista, tu mi stai puntando malamente, teppista. Mi stai rendendo nervoso, teppista. Nervoso. Sto finendo di esprimermi. Una porta. Permesso. Permesso. Ah, una casa. Una casa normalissima. Le case sono invitanti rispetto a tutto quello che ho visto in questo gioco per ora. Ah,
Anghiar, mi scusi, abbia pazienza se sono entrato, ma sto esplorando questo posto. Quest'uomo sembra posseduto, minchia. Gli occhi sono mezzi chiusi, come se avesse avuto problemi di sonno, i capelli sono lunghi e trascurati, la barba è sporca di frammenti di pelle morta e vecchie briciole di cibo. Non sembra notarti mentre ti avvicini. L'uomo sussulta al suono della tua voce e la sua espressione indolente scompare. Sembra quasi che qualcuno abbia acceso due fuochi nei suoi occhi. Che diavolo ci fai in casa mia? I suoi occhi si contraggono e i suoi denti stridono. Vattene! O io ti rimanderò indietro verso la tomba dalla quale sei uscito. Come fa a saperlo? Addio. L'uomo lancia un ultimo avvertimento alle tue spalle. Faresti meglio non avvicinarti più alla mia porta, brutto bastardo puzzolente! Ha ragione. Secondo me ha ragione. A parte questo, potrebbe anche avere ragione perché non è normale che io penetri così nelle case degli altri. Mi perdoni, ho una vecchia. La moglie di Angiar, si chiama proprio così. Ma che bella gente. Aspetti, Angiar, appena trovo la porta di nuovo esco. Mi dia un attimo, ok. Ci ho messo. La geografia dei luoghi è complicata. Alright. Ritroverò la mia cripta, è questa la mia cripta. Vai, prima di andare a riposare, diamo ancora un'occhiata da qualche parte a nord. Qui c'è Valeria Marini. Ricordiamoci, portale a nord-ovest, quell'arco là, insomma. Oh, di qua. Vedo tante cose di qua. Guardiano Dasmen, Dasmen, guardiano Dasmen. Mica sono le porte del mortuario queste. Dasmen. Più Dasmen che persone normali a sigil denoto. Questa porta è stata sigillata. Va bene. Che bel pavé. Mi piace. Mi dà quasi allegria. L'unica cosa di questo posto che mi sta dando allegria è questo pavé. Qui però non c'è niente. Non c'è niente. Alright, non c'è niente. Un barbone, Pox. Pox! Sei un raccoglitore. Ah, vedi, oh. Questa figura incappucciata e curvata presso il cancello del... Era al mortuario, sì. Chissà perché si intuiva. La sua faccia è oscurata dalle ombre del suo cappuccio, quel poco che riesce a vedere è il suo mento che è coperto da una barba corta e ispida e ciò che sembra essere un lurido esantema verde e viola. Pox. L'eruzione cutanea più incombente intorno al suo collo che si affievolisce appena giunge al suo mento. Salve! La figura non si muove. C'è un momento di silenzio, poi risponde con una voce dal tono alto che suona più adatta a una ragazza di 10 anni che a un uomo. Ai! Chi sei? Schifoso? Box, sono io, ai! Che persona più una stranezza spaventosa. Box! Padre, padre, chiamarono me, sperando una sifilide sul primo nato. Una maledizione data diventa vera, sì lo è! E sto qua fa raccoglitore di bestiere, raccoglie cadaveri. I tuoi occhi si posano di nuovo sull'eruzione cutanea verde porpora. Io parlo a Pox, naturalmente, lo guardo negli occhi, ma è chiaro che come per certi dettagli femminili che ti fanno cadere l'occhio, certi dettagli di questo tipo. Ho delle domande da farti. Scusa, cioè, ero rimasto un attimo. Sì, Pox, che sei, che schifo, che stai facendo, Pox? Aspetto le salme. Vabbè, ma i morti? Trovo una salma per il cancello, la muovo, prendo la grana, ma aspetto di nuovo. Ciao, ciao. Capisco. Pox, conosci qualcuno di nome Farod? Ehi, Farod, raccoglitore grande, lume appeso, richiama lunghe ombre.
Sai dove posso trovarlo? Hai nel live qui, lui è da qualche parte. Grazie, stronzo. Puoi essere un po' più preciso, porca miseria. Stai emanando una puzza di pus orribile. Hai da qualche parte nel live, lui è. Faron si nasconde, sì, lo fa. Molto difficile da trovare. Non degno di essere trovato. No, è degno, fidati, è degno, lo devo trovare io. Cosa intendi non degno di essere trovato? Cosa intendi? Ah, molti odiano lui. Gli altri raccoglitori persino. Te lo schiaccio. Shergrave lo odia. Non come paro del tutto. Devo trovare Shergrave. Shergrave? Ehi, sai che grande nome, importanza, richiama lunghe ombre. Lo fa. Dio Pox, cosa fare? Lui lo fa. Potrebbe essere il tuo capo. Potrebbe essere il tuo capo. Questo Sheargrave. Sa dove sta Farod? Buongiorno. Ehi, Sheargrave conosce il buio, lui conosce Farod in nascosto. Non so perché sto facendo così, ma mi diverte. Sembra la scimmietta molla, no? Quella. Però vabbè. Shergrave della piazza Straccioni, molti edifici ovest qui. Dì a Shergrave che è Box che ti manda. Diglielo e scambia tombe. Shergrave diventa scambia monete con Box. Ti stai perdendo, Box. O io sto perdendo te, non ho ben capito. Schifo. Non ho ben capito. Abbiamo altro da chiedere a questo scherzo della natura? Avrei perso un diario. Sono di Hario. Non di Hario. Molte cose si perdono nel live, mai più trovate. Forse di Hario è una di quelle. Ai ai, Teletubbies. Box, grazie. Hai detto tutto quello che dovevo. Dovevo sapere. Grazie, grazie. Ah, che schifo di persone che incontriamo a Sigil. Andiamo a dormire nella cripta. Sì. Facciamo sta cosa. Direi che sia abbastanza bene per ora. Abbiamo una pista. Ragazzi, abbiamo una pista, me la scrivo. Shergrave si chiamava. Shergrave. Pox. Shergrave. Ovest. Così mi ricordo. Ecco, visto? Non sta andando poi così male. Almeno abbiamo una pista. Riuscissi a trovare anche la mia cripta per andare a dormire. Via. Mi sento stanco in effetti. Non sono riuscito a convincere una persona che i motivi per cui vivere è degno. Anche perché forse neanche io ne sono così certo. Ma non ci preoccupiamo più di certe persone. Gli ho fatto vedere tutto quello che poteva essere meritevole. Non credo di avere altro. No. No, in nessun modo. Si può vivere per i cucchiai? Non lo so. Peccato. Va bene. Dimostrerò a Monos che so come si riposa. Adoro questo filmato. Mi ipnotizza. Gli ingranaggi mi ipnotizzano. Ho riposato per la bellezza di 8 ore e penso che dovrò cercare Kratok la prossima volta prima di andare a Ovest. Ciao, per questa volta è tutto. Io ho dormito, andrò a dormire davvero questa volta. È un pochino tardi.